Anche questa primavera torna la premiazione delle migliori idee di impresa della Business Plan Competition di eCapital, giunta alla 15ª edizione. L'appuntamento per la serata, che sarà presentata da Giacomo Ciccio Valenti e Mariana Rodriguez, è per il 28 aprile al Teatro delle Muse di Ancona. Radio Arancia sta seguendo la fase di preparazione a questo evento con le interviste e gli approfondimenti agli oltre 30 progetti finalisti. Approfondimenti che diventano puntate in onda su TV Centro Marche e Radio Arancia e caricate sul canale YouTube di News Marche. In questo servizio vi diamo un assaggio delle idee più interessanti che abbiamo incontrato. La robotica educativa è solo una delle attività che facciamo, si tratta di una delle tante soluzioni innovative da affiancare alla didattica tradizionale attraverso l'uso delle tecnologie. Quindi utilizziamo la robotica o software per il coding oppure stampa 3D. Sono tutte tecnologie che possono essere utilizzate per implementare la didattica e far sì che sia più soddisfacente per gli alunni e per perseguire gli stessi obiettivi della didattica, ma aggiungendo obiettivi diversi come lo sviluppo delle soft skills, le competenze trasversali come la leadership, la capacità di reggere lo stress. È capitato a molti di noi di essersi alzati da un sedile o da una sedia con il mal di schiena. Partendo da questo problema, Lorenzo Maurizi e il suo gruppo hanno ideato Sitting the Wellness. Questo progetto è formato da sensori di pressione che permettono di analizzare i punti in cui la persona si appoggia sul sedile e sullo schienale, e da delle piastre metalliche poste rispettivamente una sul sedile e due sullo schienale del sedile. Queste permettono di fare l'elettrocardiogramma. Tutti questi sensori raccoglieranno delle informazioni, verrà fatto del signal processing che verrà, analizzerà tutte queste informazioni, verrà prodotto un report e verrà inviato in wireless o in wired ad un display, il quale display sarà o uno smartphone con un'applicazione dedicata piuttosto che un normale schermo montato su sedile dell'auto piuttosto che del treno, dell'aereo. Questa idea parte dal nostro ambiente, che è l'architettura e l'ingegneria, per poter in primo luogo soddisfare le esigenze di coloro che devono vedere come se fossero già realizzati i progetti che vanno a proporre ai relativi clienti. Quindi, senza dover affrontare la spesa di già realizzare un prodotto o un ambiente, poterlo mostrare come se già esistesse. Per esempio, questo è il nostro sito che è già operativo. Questo è un ambiente preso in affitto da un cliente che doveva, ristrutturandolo, realizzare un negozio. Lo può visitare a 360 gradi, prendendo spunto da Street View che permette la visualizzazione tutto intorno, e noi gli abbiamo fatto il progetto e reso visibile, quindi, prima di realizzarlo, come se lui potesse già entrarci dentro. Ricordiamo inoltre che dal 4 di aprile sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione del concorso di eCapital. Maggiori informazioni sul sito www.ecapital.it.